Oggi parliamo di Dragon Ball. Sigla. Un saluto dal vostro Frankie di quartiere. Ragazzi, questa è la seconda volta che mi trovo a rifare il video, perché la prima volta non avevo acceso il microfono, quindi avevo qui questo bel patatone, ma in realtà ho parlato per 40 minuti e nulla, non ha registrato. Quindi nulla, ragazzi, sono un po' triste, ma in realtà sono felice, perché oggi parliamo di Dragon Ball, una delle grandi passioni che hanno contraddistinto il mio essere. La persona che sono è stata forgiata principalmente da tre eroi degli anni 80, Goku e anche Vegeta, Pegasus e City Hunter. Ma oggi, ragazzi, parliamo di Dragon Ball. Era il lontano 1989, il piccolo Frankie aveva intorno ai 5 anni ed era un bambino molto solo perché ci eravamo trasferiti da Roma da poco. Io intorno ai 4 anni mi trasferì e questa è una delle ragioni per cui poi i videogiochi sono diventati il mio primissimo hobby. Però prima dei videogiochi chi mi teneva veramente tanta compagnia erano i cartoni animati, ma anche i telefilm, però principalmente i cartoni animati. E tra tutti quei canali su cui piccolo Frankie faceva zapping quasi ogni giorno, quasi H24 nella sua cameretta, c'era un canale chiamato Junior TV. Junior TV era un canale per ragazzi che faceva vedere le cose più disparate. C'era anche, non mi ricordo come si chiamava, la linea che diventava omino, che si muoveva. E insomma, io passavo le giornate a guardare queste cose. Fino a quando arrivò un nuovissimo cartone animato. Un cartone animato diverso da tutto quello che l'aveva preceduto. Uno strano bambino, coi capelli quasi a forma di stella, con una coda da scimmia e un bastone allungabile. Questo bambino si chiamava Goku e inizialmente stava a farsi i cavolacci suoi nella sua casa in montagna, fino a quando non arrivò una bella sedicenne a tentarlo implorandogli di dargli questa, la sfera del drago a 4 stelle, quella lasciatagli dal suo nonnino. E ovviamente Goku col cavolo che gliela voleva dare, ma alla fine si fa convincere a cedergliela in cambio però di accompagnare la sfera invece di guardiano. E da qui inizieranno delle avventure incredibili. A Goku e Bulma si uniranno maiali trasformabili, banditi seguiti da gatti trasformabili, vecchi maniaci rachitici che però all'occorrenza saranno in grado di canalizzare il loro vero potere e diventare dei Kenshiro giganteschi e sparare super ragioni dalle mani. Insomma, ragazzi, l'universo di Dragon Ball è qualcosa che, anche se non lo conosci, se lo vedi, ti colpisce, ti entra dentro e non esce più. Al tempo la prima serie era costituita solamente da circa 50 episodi e arrivava indicativamente fino allo scontro col generale blu del Red Ribbon. Io da bambino mi sarò rivisto 3-4 volte ciclicamente tutti i primi 50 episodi. Successivamente, qualche anno più tardi, arrivarono fino al secondo torneo Tenkaichi, dove Goku si scontrava con Tenshinhan, detto Tenzing per gli amici italiani. La cosa che colpiva di quel cartone animato anche in quel frangente era che non era mai scontato. Infatti nel primo torneo Tenkaichi Goku perde contro il suo maestro, perché ti fanno capire che per quanto Goku fosse un bambino super promettente, l'esperienza di un anziano batte qualsiasi forma di potere diretto. E successivamente Goku perderà anche la seconda volta contro Tenshinhan, e questo farà maturare Goku, oltre al fatto che però Tenshinhan capirà i suoi errori, capirà di aver seguito l'uomo sbagliato e si metterà sulla retta via, questo grazie agli insegnamenti di Muten, il genio delle tartarughe, che in più frangenti, notando che Tenshinhan ha un cuore puro, cercherà di farlo ragionare e cercherà di fargli vedere i veri colori del suo maestro. Insomma, Dragon Ball è una storia che ti insegna la lealtà, ti insegna l'amicizia, insegna l'onore, ma è una storia anche molto divertente, che fa ridere. Era una commedia, ecco, era questa la forza di Dragon Ball. Tu imparavi e apprendevi cosa era giusto e lo scindevi da cosa era sbagliato.
ma lo facevi col sorriso, lo facevi ridendo. Si apprezzava quasi tutto del primo Dragon Ball, era genuino, ma soprattutto, ragazzi, si apprezzava la colonna sonora incredibile, meravigliosa. Le sigle, Junior TV trasmetteva Dragon Ball con le sigle originali, che per quanto le sigle italiane ormai per la maggioranza degli appassionati di Dragon Ball che l'hanno conosciuto con quelle sigle si sono radicate, però chi ha conosciuto Dragon Ball con le sigle originali, le sigle originali secondo me sono inarrivabili. Maka Fuji Adventure è qualcosa che ogni volta che la sento mi vengono i brividi. Oltre che essere romantica, ma anche l'ending, non mi ricordo l'ending come si chiamasse, anche quella era molto molto romantica, qualcosa che poi successivamente si è un po' perso. Però amici, la storia che vi vorrei raccontare oggi è inerente a come io da bambino, il piccolo Frankie, sono venuto a conoscenza di Dragon Ball Z, il seguito. Beh, lo sappiamo tutti, no? Non c'è bisogno di specificarlo. Al tempo io videogiocavo e avevo il Sega Mega Drive e amavo Street Fighter, amavo Mortal Kombat, come dico sempre, io sono cresciuto e inizialmente sono proprio nato coi picchiaduro e platform, fondamentalmente. Street Fighter, Mortal Kombat, Sonic, Mario e Mega Man. Sono questi i 5 titoli che hanno totalmente creato la genesi di Frankie. Però compravo molto spesso titoli giapponesi, anzi al tempo si usava noleggiare. Quindi io noleggiavo spesso videogiochi giapponesi, anche senza capirci un cavolo, ma in realtà erano quasi sempre o picchiaduro o platform, quindi in realtà in un modo o nell'altro andavi avanti. Sta di fatto che noleggiai questo picchiaduro con questi personaggi, tutti biondi, strani, però avevo riconosciuto Goku, c'era Goku piccolo, e però insieme a Goku piccolo c'erano altri personaggi, c'era un alieno viola, c'era un alieno verde, c'era un tizio vestito come Goku ma adulto coi capelli biondi, pensavo che fosse suo padre. Questo gioco era bellissimo perché, ovviamente visto oggi fa ridere, ma al tempo ragazzi era quasi come un cartone animato a livello di grafica, e sparavano questi mega raggioni dalle mani, grossissimi, e quando due personaggi si sparavano in ragione a vicenda c'era la gara di ragioni, e più premevi il tasto e più, insomma, premendo forte 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 potevi vincere la gara di ragioni. Io la perdevo quasi sempre, a dirla tutta. Con un mio amico Badu, che saluto, avevamo ribattezzato Freezer l'alieno viola, Cell l'alieno verde, c'era un tizio con una calzamaglia blu e un pettorale di armatura che ci ricordava un po' Pegasus, l'avevamo ribattezzato Pegasus. Stiamo parlando del mitico principe dei Saiyan, Vegeta, Big Bang Attack Vegeta. Io non sapevo che quella roba lì esistesse come cartone animato, non sapevo nulla. Fino a quando in prima media andai a fare un viaggio in Francia. E io chiaramente vivevo sempre, anche quando andavo in altri paesi mi attaccavo alla televisione, dovevo guardare i cartoni animati. E vidi questo episodio dove c'era un ragazzo, un bambino, col vestito viola, biondo, col mantello bianco, combattere contro questo alieno verde. E li avevo riconosciuti, erano entrambi personaggi di quel videogioco. Cioè, ragazzi, c'era il cartone animato del videogioco, vi rendete conto? Il piccolo Frankie era estasiato. Pensai subito, vuol dire che in Francia sono molto più avanti. Andiamo subito a prenderci il fumetto in edicola. E però in realtà il fumetto in edicola era ancora quello di Dragon Ball con Goku bambino. E quindi nulla, ci rimasi un po' male, però finalmente avevo scoperto che esisteva il cartone animato che andava avanti. Parlandone col mio amico Badu, uscì fuori che lui aveva cominciato a leggere il manga di Dragon Ball. Io però quelle cose lì non mi piacevano, i fumetti in bianco e nero, cioè sembrava una robetta da colorare. Io leggevo Venom sì che era bello, a colori, con Venom che si trasformava, un antieroe malvagio però buono. E poi leggevo anche l'Uomo Ragno, chiaramente leggevo gli X-Men. C'era la miniserie di Apocalisse con la copertina olografica, vi parlo di quando ero terza, quarta elementare circa. E nulla amici, un bel giorno Badu mi invita a casa sua e mi dice: guarda che il fumetto di Dragon Ball sta diventando molto bello, sta andando avanti di brutto, Goku è cresciuto, c'ha un figlio, si è scoperto che Goku è un Saiyan, un alieno che viene da un altro pianeta, proprio come Superman, e combatte contro il signore dell'universo, un pirata
spaziale intergalattico che conquista i pianeti. E insomma, mi venne un po' il io però avevo dei preconcetti molto forti, perché mi dicevo, ma guarda, leggere i fumetti come Snoopy in bianco e nero, no, poi io preferisco il cartone animato, colorato, con la musica. Lui però a quel punto lì mi fece vedere questo. Questo era uno speciale di Dragon Ball, dove sulla copertina c'era uno spoiler grosso come una casa, perché non era ancora successo nel manga italiano, ma avevamo un Goku Super Saiyan con alle spalle Freezer. E questa roba, ragazzi, era dannatamente figa. Dannatamente figa. Una delle robe più belle che io avessi mai visto. E sfogliandolo c'erano un sacco di illustrazioni veramente, veramente fighe, veramente belle. Cioè, c'è poco da dire. Era proprio bello e ti dava un sacco di anticipazioni e ti dava qualche spoiler, ti dava anche un po' di lore, cioè c'era lore, venivano spiegate tante cose. E quindi, insomma, ragazzi, questo speciale onestamente fu la cosa che mi convinse a comprare il mio primo numero del manga di Dragon Ball. Avevo all'incirca tra i 10 e gli 11 anni quando comprai il mio primissimo numero del manga di Dragon Ball. Chiaramente prima stampa, quella stampata su carta velina quasi quasi trasparente, una roba che il profumo che ha questo non ce l'hanno i manga nuovi, perché i manga nuovi usano una carta diversa, migliore, un inchiostro diverso, un inchiostro migliore. Questo era quasi stampato su carta riciclata. Sta di fatto però, amici, che io venni immediatamente rapito da quelle tavole, da quei disegni, da quei disegni così semplici, perché erano proprio semplici, quasi mai usava i retini, quasi mai colorava, lasciava molte parti bianche che poi tu con la tua testa dovevi colorare. Era principalmente soltanto giusto i blu colorava di nero, ma l'arancione di Goku restava bianco. Cercava di colorare il meno possibile, ma il dettaglio di questi disegni era qualcosa che io non avevo mai visto. Non l'avevo visto nei cartoni animati, non l'avevo visto nei comic americani. Bastava soltanto guardare i dettagli, come ad esempio questa copertina. Come possiamo vedere il dettaglio degli occhi, il dettaglio del naso, il sorriso, il dettaglio della guancia, il dettaglio dell'orecchio, il dettaglio delle sopracciglia. In realtà ricorda molto vagamente anche Perfect Cell. Dopotutto Perfect Cell aveva il DNA di Freezer. La spalla, la spallina, le classiche armature Saiyan, che poi in realtà erano le armature dell'esercito di Freezer, che poi sono state catturate e riprese anche in molte altre opere di Toriyama. I dettagli sul braccio, le strisce, le linee, le strisce, insomma, Toriyama in un disegno così basico riusciva a inserire così tanti piccoli elementi distintivi che ha fatto la scuola. È Dragon Ball, si potrebbe definire l'anti-Berserk, perché i disegni erano così semplici, così semplificati e nel contempo così puliti e così perfetti. Proprio il contrario di Berserk, dove invece i disegni sono belli sporchi, ma pregni di dettagli quasi degni di un quadro. Anche disegni piccoli così hanno dentro dei dettagli che se tu fai una macro ti spaventi. Ecco, questi erano i manga, questi erano i manga. Questo era ciò che negli anni 80 succedeva in Giappone e che poi chiaramente ha travolto anche l'Italia. Ed è stato grazie al primissimo numero, al primissimo manga che ho comprato, che mi si è aperto un universo, un mondo. Io oggi sono la persona che sono, probabilmente grazie a questo fumetto che ho comprato al tempo. Come ogni bella favola, però, purtroppo, a un certo punto si venne alla conclusione, e quando uscì l'ultimo numero di Dragon Ball, io mi ricordo che ho pianto. Mi ricordo che ho pianto, perché comunque Goku e Vegeta e tutti gli altri erano diventati gli amici, i miei amici d'infanzia, gli amici che non avevo. E quello che mi avevano insegnato questi personaggi, a momenti non me l'avevano insegnato i miei genitori. Tra l'altro, ragazzi, lo sto notando adesso che questo è uscito il 18 ottobre del 1997. Era il mio compleanno. Questo fumetto è uscito il giorno del mio compleanno. E quindi, certo, chiaro, è ovvio, non credo negli spiriti, non credo nella magia, però un po' credo nel destino. Quindi, come dire, è quasi come se
questo significasse che io probabilmente ero nato destinato a essere illuminato dal segno di Drago. Ecco, nato sotto il segno di Dragon Ball. Lo so, è una cringiata, lo so, è una cringiata. Ma però tutta questa parete che ho alle mie spalle significa che ha veramente avuto un impatto emotivo fortissimo quest'opera sul piccolo Frankie e anche sul Frankie adulto. Dovete sapere che quando arrivò internet io fui uno dei primissimi a iniziare a nerdarci duro, a nerdarci forte. Non facevo altro ogni giorno che cercare immagini, principalmente al tempo si ricercavano immagini perché non era come oggi, non c'era Google, non c'era Virgilio, ma su Virgilio non trovavi nulla. E insomma, internet, io sono stato uno dei pionieri di internet e quindi ogni giorno non facevo altro che cercare immagini rare di Goku da poi eventualmente scambiare con altri amichetti su C6, su ICQ, che erano i messenger del tempo. E a un certo punto ebbi così tanto materiale che aprì il primo sito italiano di Dragon Ball, Supreme Science Ultimate World. In realtà io volevo scrivere World mondo, ma per sbaglio scrissi World parola. In realtà alla fine risultò anche migliore. Supreme Science Ultimate World, la parola definitiva del Saiyan Supremo. Ai tempi ero conosciuto come Vegeta e avevo questo sito italiano che principalmente era pienissimo di curiosità su Dragon Ball, era pieno di musiche, di filmati. C'erano le clip di filmati perché ai tempi con la 56K, prima di tutto non esisteva YouTube, secondo con la 56K era tanto se riuscivi a scaricare un filmato da 3 mega, ci mettevi mezz'ora a scaricare un filmato da 3 mega. E le musiche, i MIDI, ai tempi gli MP3 erano molto rari, c'erano i MIDI, ma qualche MP3 si riusciva a trovare. C'era anche una sezione hentai mascherata nel guestbook. Il guestbook era una sezione per lasciare i commenti. In fondo avevo messo proprio nascosto un link con gli hentai di Dragon Ball e certa gente quando li scopriva poi mi ringraziava. Addirittura ero stato uno dei pionieri di Dragon Ball GT ed ero riuscito a inserire sul mio sito tutti gli episodi in formato .rm, Real Movie, tutti gli episodi di Dragon Ball GT in giapponese. E per farlo avevo passato un'estate intera, perché poi erano episodi grossi, mi sembra 30, 40 mega, forse 50 alcuni, e ci voleva una giornata intera ad uploadare una cosa del genere a 2KB al secondo, e credetemi, ci voleva veramente tanto, soprattutto se si interrompeva talvolta non c'era il modo di riesumare, quindi dovevi ricominciare da capo. Sì, diciamo che la mia passione mi aveva spinto ad avere al tempo uno, anzi il sito migliore d'Italia. Sai, fatto ragazzi che questa piccola retrospettiva su Dragon Ball finisce qui, e se io in realtà avrei tantissimo da dire, potrei farci una serie intera di retrospettive su Dragon Ball. Se questo video va bene, se ci saranno abbastanza commenti, se ci saranno abbastanza like, se il video verrà condiviso, condividetelo con tutti gli appassionati di Dragon Ball degli anni 80 e 90. Io sono uno di voi e gli insegnamenti di Goku e anche di Vegeta ce li ho qui, sempre nel mio cuore. Amici, io vi ringrazio per aver visionato questo contenuto e noi ci vediamo al prossimo video. Abbaio.